Sindaco De Luca, oggi Consiglio Comunale a Giardinello, tanti punti all'ordine del giorno, ma abbiamo assistito anche alla sua relazione annuale, ce la vuole illustrare? Sì, la mia relazione annuale è quello che noi abbiamo programmato nella campagna elettorale, di cui mi onoro di avere portato avanti, e uno del cavallo di battaglia che abbiamo approvato è il famoso piano regolatore. E una delle cose che abbiamo fatto è il rifacimento del manto stradale e naturalmente abbiamo istituito alcuni uffici dove non c'erano le agibilità, di cui mi onoro di averle portate avanti, e naturalmente in questo anno di amministrazione abbiamo fatto tantissimo in un anno che questa amministrazione, assieme col mio consiglio, i miei uffici, abbiamo portato avanti e abbiamo creato, diciamo, le condizioni per poter fare quello che noi abbiamo attuato nel programma che noi abbiamo. Ecco, un lavoro ampio quello svolto in questo anno, ma quali sono i punti che porterete avanti nel corso da oggi in futuro? Io spero di attuare quello che io ho scritto in quel programma, che abbiamo scritto, perché questo programma non è stato fatto solo da me, ma la gente anche che oggi non si trova qua con me in consiglio comunale, e quindi che hanno fatto i sindaci, che mi onoro di poterlo dire, sono stato con persone che in questo comune ha fatto il sindaco, e abbiamo attuato questo programma per far sì che questo programma si possa portare avanti. Naturalmente i punti sono diversi, ma alcuni punti che noi ci siamo prefissati li abbiamo fatti, e quindi spero entro questi 5 anni di poter fare il meglio che il consiglio mi ha dato mandato, lo farò. Oggi si è anche schierato politicamente, è così? Sì, mi sono schierato politicamente perché è giusto essere ed avere l'appartenenza politica a qualche politico che oggi si è messo davanti e mi ha dato risposta senza che io lo abbia votato, e di cui oggi è doveroso che io, avendo delle risposte, io faccio parte assieme a lui a livello regionale, io da sindaco, e spero che sia presente come è stato presente nel mio territorio a Giardinello. Quale gruppo ha aderito? Sicilia Futura. Consigliere Brusca, anche lei ha aderito a questo gruppo, a quello a cui ha aderito il sindaco, che è Sicilia Futura? Sì, ma non per, faccio un esempio, non per il colore politico, ma per l'uomo, che si chiama Edi Tamaio, perché Edi Tamaio, come ha detto poc'anzi il consigliere Polizzo, non è quella persona che viene soltanto per i voti, perché tanti vengono nei paesi, e lo sappiamo tutti, a prendere questi voti e poi non rispondono più neanche al telefono. L'onorevole Edi Tamaio è una persona splendida, una persona che, come ha detto poc'anzi il sindaco, che non l'ha votato, non era il suo referente politico. Oggi col consigliere Polizze gli abbiamo spiegato chi è Edi Tamaio, gli abbiamo fatto capire che è una persona splendida, trasparente, e non ci ha abbiamo visto che l'onorevole Tamaio ha dato a questo paese delle risposte. Una persona dov'è che tu ci chiami quando vuoi, anche nel periodo di ferie, e lui ti risponde aiutandoti a risolvere politicamente i problemi dell'amministrazione. E oggi un'amministrazione, specialmente una nostra di 2300 abitanti, voglio puntualizzare, non avendo un referente politico a Palermo o nei vari assessorati, siamo di nessuno. Noi dobbiamo ringraziare questa persona splendida, faccio parte di questo movimento e ne sono orgoglioso, perché i consiglieri si sono avvicinati all'onorevole Tamaio, come ad esempio con Francesco Donato, il nostro consigliere, che ha visto che tipo di persona è Edi Tamaio. Spero che questo movimento sia in crescita e che la gente capisca, perché tutto si fa per il nostro paese, per Giardinello. Consigliere Polizzi, lei fa parte del comitato provinciale di Sicilia Futura, gruppo che ad oggi ha 3 consiglieri in consiglio comunale qui a Giardinello.
Sì, esattamente. Io ho avuto questa delega direttamente dall'onorevole Tamaio 3 anni fa. Mi onoro di far parte di questo movimento politico e oggi sono felicissimo che si rafforza il nostro gruppo in Consiglio Comunale con l'ingresso in Sicilia Futura del consigliere Nuccio Brusca e del consigliere Francesco Donato, nonché il sindaco. Il sindaco, come ha ricordato in Consiglio Comunale, non ha votato nelle precedenti regionali l'onorevole Tamaio, però vedendo le risposte che ha dato a Giardinello e di Tamaio, penso che sia stato la cosa più facile per il sindaco schierarsi pubblicamente con l'onorevole Tamaio, persona che conosco da diversi anni e che posso affermare, come hanno detto precedentemente chi mi ha preceduto, persona disponibile e persona che fa politica con il cuore. E questo è quello che ha bisogno Giardinello, avere un riferimento che quando uno lo chiama ti ascolta e ti è vicino, non soltanto nelle consultazioni elettorali ma anche nella quotidianità. Presidente, un consiglio comunale molto attento a quelle che sono le questioni del territorio, ma illustriamo i punti all'ordine del giorno. Allora, stasera abbiamo approvato il conto consuntivo, quindi l'esercizio finanziario del 2017, per il quale era stato nominato il commissario ad acta, che aveva diffidato il consiglio appunto ad approvare questo rendiconto, altrimenti ci sarebbe stata l'azione sostitutiva. Noi l'abbiamo approvato, quindi verrà data subito comunicazione al commissario, insomma all'assessorato. Poi abbiamo apportato una modifica al regolamento del compostaggio domestico, quindi una modifica che riguarda soltanto i metri, quindi diciamo di distanza per la collocazione del compostaggio domestico, quindi da 20 a 5 metri. E questa è un'opportunità che viene data a molte più famiglie di Giardinello che vorranno avere la compostiera. Abbiamo approvato il regolamento per il Consiglio Comunale dei Ragazzi su proposta del sindaco e devo dire che è una bellissima, a mio avviso, una bellissima opportunità che viene data ai giovanissimi della nostra comunità, perché appunto si svilupperà una vera e propria collaborazione tra l'amministrazione comunale e la scuola, quindi parteciperanno tutti i cittadini, tutti gli studenti e in più ovviamente ci sarà il controllo, diciamo, delle figure degli insegnanti che fanno riferimento alle classi, insomma. Quindi diciamo che contribuire al miglioramento della comunità è compito di tutti, anche dei più piccoli, quindi noi siamo molto contenti, siamo fiduciosi, perché comunque loro saranno chiamati ad esprimersi su temi che riguardano lo sport, lo spettacolo, la cultura, i rapporti con le istituzioni, quindi le idee non mancano sicuramente, l'entusiasmo nemmeno, quindi sicuramente non resta che augurare un buon lavoro a tutti loro. Poi abbiamo approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che serve ovviamente a vedere se ci sono eventuali debiti fuori bilancio e ovviamente diciamo che la situazione si compensa, diciamo ci sono aspetti un po' più positivi, altri un po' negativi, perché ricordiamo che il nostro comune nasce con un disavanzo di circa 939.000 euro, con l'obbligo ovviamente di colmarlo, di ridurlo di anno in anno di circa 31.000 euro. Quindi anche nel 2017 noi siamo riusciti a ridurlo. Ovviamente dovranno essere fatti tantissimi altri passi in avanti, anche incrementando quelle che sono ovviamente le entrate. Poi infine il sindaco ha dato comunicazione che è stato fatto il nuovo assessore, quindi ha ridistribuito le deleghe anche agli altri due assessori, il nuovo assessore Gaspare di Napoli. Colgo l'occasione pubblicamente per rinnovare gli auguri e augurare buon lavoro appunto all'assessore di Napoli, però allo stesso tempo voglio ringraziare pubblicamente per l'impegno dell'ex assessore Rossella De Luca, che egregiamente ha svolto il suo ruolo in un anno di lavoro. Infine il sindaco ha illustrato quello che è stato fatto in un anno di lavoro e quello che comunque c'è in programma di fare nei prossimi anni.